LeBron James, all eyes on me, direbbe Tupac. Tutti gli occhi su di lui e sono davvero tutti su di lui. Sta prendendo la partita con calma, la sta lasciando arrivare, la sta facendo arrivare. Poi se riuscirà a morderla fino in fondo, ce lo dirà solo la storia. Beh, Flavio, viene da una partita dove lui e i Miami Heat hanno combinato per 98 punti, ha segnato più della metà dei suoi compagni. Stasera non sta segnando più di quello che gli concede il suo attenderla, e però se lui non segna di più la vedo grigia. Chalmers mette un canestro importante, assomiglia a un altro paio di partite di questa serie. Penso alla 2 che Miami ha acciuffato per i capelli, penso alla 4 che non è riuscita ad acciuffare per i capelli pur andandoci vicino. Blocco da parte di Pierce, attacca Rondo, scarico con tempi misteriosi per il canestro di Brandon Bass. Beh, Bass a quante gare 7 avrà giocato da protagonista? Una decina in carriera. Certo, lo chiamano Mr. Game 7. Sta giocando una partita perfetta, altra persa di Miami, questa volta è opera di Petrus, ma corre decisamente Dwayne Wade. E Rondo dice andiamo, andiamo ragazzi, non aspettiamo nessuno. Allen dentro ancora, Brandon Bass come un falco sulla palla. Onestamente nelle prime quattro partite Brandon Bass mi è parso non competente rispetto al livello richiesto da questa serie. Dalla quinta in poi è nella serie e a gara 7 mette assieme questo iniziando in difesa su LeBron. Un cavallo, veramente impressionante. I punti che sta mettendo in questo momento della gara sono fondamentali per i Celtics. Non so se ce lo faranno sentire durante la partita, l'ho sentito prima che iniziasse la trasmissione, appunto grazie al collegamento via satellite. Rivers prima della gara ha detto ai suoi giocatori: ricordatevi come abbiamo lasciato Boston, con il pubblico che sotto di 20 per 3 minuti di fila ha cantato Let's go Celtics per noi, e questo ce lo dobbiamo ricordare. Poi ha detto: non si vince un combattimento per il titolo mondiale dei pesi massimi senza tirare dei pugni, e naturalmente non era un invito a usare la violenza, ma un classico paragone pugilistico per uno che è grande amante della box. Tiro di Wade in controtempo, sbagliato anche questo. Bass giganteggia sul campo, più 7 possesso Celtics. Rondo schiaccia per terra per Pietrus, poi ancora la serie di finte, si butta dentro, cambia mano, è un genio, è un genio. Let's go Celtics, nella testa di Rondo c'è di sicuro, a 9 assist e adesso ha segnato il suo sesto punto dal campo. E sono 9 di vantaggio per Boston, ultimi 4 minuti del primo tempo. Va a raddoppiare LeBron, su cui lavora Pietrus, nell'angolo Chalmers esita, mette palla per terra Battieri, apre per Chalmers perdendo il vantaggio dal gomito. Bosch corto, rimbalzo lungo, controllato da parte di Rondo, lascia lì Chalmers, tira in controtempo, una cosa folle, e Besse anche su questo pallone. Per Scott Foster però esagera, fallo in attacco, anche Rondo esagera, ma non si può dire niente, è così, prendere o lasciare. E direi che più o meno tutti prendono, anche perché è in grado di segnare un canestro come questo. Cosa ha fatto Doc Rivers? Stisma, lascialo lì, Hollins, lascialo lì, basta, 5 e girata la partita. Il lavoro di Brandon Bass che gioca sulla linea di passaggio, ruba un altro passaggio pessimo di Wade, gli stampa una gran schiacciata sulla faccia. Decima palla persa di Miami e sono tutte una uguale all'altra. È un passaggio da un punto A a un punto B senza una finta. E ormai anticipano con una certa facilità. 14° punto di Brandon Bass, più 12 con lui i Boston Celtics. Primo allungo, ricongiungimento 30 pari, lì non mi aspetto il 35-30, riavvicinamento di Miami e riallungo. Ma cos'hanno dentro questi? Non dovevano essere morti alla settima e finita, funerale? No, eh? Evidentemente in realtà questo è il carburante, ovvero sia tra di loro si dicono ci danno per morti e noi risorgiamo ogni volta. Non penso ci siano alternative, sicuramente Garnett lavora con questo tipo di motivazioni. Gli basta una frase sbagliata del proprietario di Atlanta Hawks per mettere insieme una Mario Melorata di una settimana.
Il palleggio per Dwayne Wade chiuso, scambia con Shane Battier. Wade attacca Reale, lo batte, va al ferro. Bass va vicino alla stoppata. Wade esce dal timeout in una versione, diciamo, alla Rivers di Spurstra, ovvero sia, anche se stai giocando male, stai faticando e sta faticando tantissimo, sei il nostro leader, la palla la diamo a te e Wade ripaga la fiducia. L'idea di Rivers è che il difensore non sia uscito così tanto dalla sua posizione. Oddio, c'è una bella serie di mani, un bel Ubuntu, tutti assieme. Direi che il fischio alla lunga ci sta. I Celtics in doppia cifra di vantaggio, nonostante i tre falli di Garnett, col 54% dal campo. Ma tutto comincia dalla difesa, tutto comincia dalle palle perse dei Miami Heat. E andare in campo aperto per i Boston Celtics può essere solo frutto di giocate del genere. Poi non tutte le giocate del genere finiscono così. 14 punti da 10 palle perse per i Boston Celtics, che sono sopra di 11, non esattamente per una coincidenza. Ed è assolutamente difficile leggere Dwayne Wade. Wade anche qui è andato vicinissimo alla stoppata. Ricorderete tutti, se l'avete vista in gara 5, l'incredibile stoppata proprio su Bass, che ha originato poi, merce l'incredibile, ancor più incredibile, intervento di Rondo, la tripla di Pietrus quasi decisiva. Però Wade su va veramente su. Se invece si tratta di muoversi all'abituale velocità, beh, quello non è Wade, è una controfigura. Verissimo. LeBron in campo è abbastanza presumibile, si farà i 48 minuti. Si sta amministrando, ma o inizia il festival di LeBronstock o qua è veramente una partita che Miami fa troppo fatica a giocare. Pietrus per Rondo, che dirige alla Federico Fellini questo lavoro cinematografico. Fischio da parte di Callahan, che va contro Dwayne Wade. Attacco non mobilissimo dei Boston Celtics, che hanno un quantum di energie da distribuire su 48 minuti. Questa è una partita difficilissima da arbitrare, come tutte le partite. Questa è una crew di altissimo livello. Tanto premesso, i fischi possono andare da una parte all'altra, eh? Un attimo qui, fischiare fallo in attacco e anche con motivi fondati. Ancora Pierce che la vuole da fermo, pericoloso contro Wade, la prende da fermo. Wade prova proprio a limitargli il cosiddetto airspace. Spazio per Bass allo scadere di 24, dentro e fuori, rimbalzo per Bosch e apertura per la transizione guidata da Wade, subito chiuso da Ray Allen e da Rondo. Chalmers dentro per Shane Battier, con cui si accoppia Brandon Bass. Allen a lavorare contro Wade, grandissima difesa, grandissimo attacco, vince il secondo, due punti importanti di Wade. E d'altra parte Wade vuole andare al ferro, c'è solo Bass, gli altri sono quattro esterni e Bass è 2 metri e 1. Hai la possibilità di arrivarci. Manca lo stoppatore, ma c'è velocità, c'è attacco, c'è tiro da tre. Pietrus sbaglia, spinta di Pierce, dicono gli Heat, soprattutto LeBron James. Gli arbitri non dicono niente. Gol alla Gerd Müller o Paolo Rossi che sia di Paul Pierce. Ecco, Paul ne ha giocate un paio invece di gare 7. Sì, 2 o 3 le ha giocate. Le ha giocate, non casualmente, a 13 a poco dall'intervallo. In una nel 2008, lui ne ha fatti 41, LeBron 45, ma ha vinto Boston contro Cleveland con il canestro decisivo di PJ Brown. Linea di fondo di LeBron, che per ora non è vicino ai 45 di quella gara 7 e della gara 6 di questa serie, ma che per la prima volta dice: ragazzi, vi porto io sulle spalle. A proposito di spalle, se l'ha spinto, però è grandioso, perché francamente è semi invisibile. Ma basta pochissimo, sì, come ben sai, in quella situazione. Lui ha messo quel pochissimo. Però, però visto così, tu francamente non potresti dire nulla. Certamente qualcosa ha fatto, ma è veramente bravo a non fartelo vedere. E a questi tre arbitri è difficile riuscire a nascondere qualcosa. L'altra sera Danilo Gallinari ha detto una cosa che può dirti solo uno che le gioca per davvero le partite e lo marca. Ha detto: io ho giocato contro LeBron tante volte e ci sono delle volte in cui non ero preoccupato con lui con la palla in mano perché non aveva l'atteggiamento di chi attaccava su ogni possesso. Il primo tempo di LeBron appartiene a quella galleria, ovvero sia non ha attaccato su ogni possesso. Qui è in transizione, deve attaccare, va in controtempo, subisce il fallo di Pietrus. Ottima giocata difensiva per i Miami Heat. 1 minuto 6 secondi al termine. Ho sentito un fischio. Vedo tensione nella zona delle operazioni. Doppio tecnico? Rondo sono sicuro. Per Wade andiamo a decrittare. E mi sa che però non possano tenere Wade fuori dalle operazioni. E Rondo va vicino a Wade, pur non avendo esattamente lo stesso fisico del figlio di